Ciao ragazze, allora vi mostro come si usano le nail form, visto che me l'avete chiesto. Allora, purtroppo ho a disposizione solo 10 unghie onicofagiche, quindi ho dovuto prolungare con un ponte. Quindi vi faccio vedere così. Le nail form sono queste formine che vedete, facilmente adattabili a tutti i tipi di unghie. Sono universali, hanno questi supporti di metallo che permettono di adattarle e diciamo che sostituiscono molto bene le cartine e sono un po' più facili da usare per il fatto che sono già fatte. Diciamo che queste qui le potete usare su un 80% delle unghie. Purtroppo un 20% di unghie molto larghe non vi permettono di riuscire ad usarle, quindi lì non c'è niente da fare, dovete andare con la cartina, però nel caso di un 80% delle unghie potete tranquillamente usarle perché sono molto pratiche. Sono anche molto pratiche d'estate quando la cartina tende a staccarsi per via del caldo. Vedete, si aprono e si adattano a tutti i tipi di unghie. La superficie è rigida, come vedete, molto di più di quello che è una cartina normale. E adesso vi faccio vedere come si applicano. Allora, come vi dicevo, ho creato il ponte perché purtroppo l'unghia era troppo corta e non mi era possibile attaccarla. Ovviamente per usare le nail form dovete preparare l'unghia come fate di consueto e tutto il resto. Spero per voi che abbiate delle unghie più lunghe di queste, così fate meno fatica. Altrimenti, come me, dovete crearvi il vostro ponte per poi poter attaccare la nail form, che è poi la stessa cosa che dovete fare anche quando purtroppo dovete allungare cartina e l'unghia è troppo corta. Allora, vado a staccare. Cominciate a cercare di aprite i lembi allargandola. Dopodiché cominciate ad infilarla sotto, dalla punta prima, mi raccomando. Quando avrete abbracciato per bene la punta, modella per cortesia, tenga il dito molle, grazie. Quando avete abbracciato per bene il davanti, vedete, andate a stringere a seconda di quanto è larga la vostra unghia. L'importante, vale lo stesso discorso che vale per le cartine, è che sia molto bene sotto il davanti e che sia molto bene sotto i laterali. Mi raccomando, perché se ci sono delle spaziature, purtroppo sappiamo che poi non tiene. Ok, è perfettamente posizionata. Come vedete, al contrario di una cartina, non se ne va da nessuna parte. Le cartine di solito, quando si è esperte, bisogna attaccarne una, allungarla perché sennò fa in tempo a staccarsi. Questo qui potete fare tranquillamente tutte e cinque. Vengono vendute normalmente in confezione da 5. Per far più in fretta vi consiglio di prendere due confezioni, così vi fate tutte e 10 le unghie e fate molto prima. Arrivati a questo punto, io avevo già fatto precedentemente l'allungamento e tutto il resto, però adesso devo andare a allungare la punta. Non procedete niente di più e niente di meno di come procedete con la cartina. Quindi andate ad allungare la vostra punta, sempre in maniera un po' consistente, perché quando fate un prolungamento l'unghia deve essere un pochino consistente. Come vedete sono molto pratiche perché una volta posizionate rimangono proprio dove le avete messe. Vanno bene sia per allungare le unghie, ma anche per riparare eventuali rotture parziali dell'unghia, quali scheggiature o rotture laterali.
Sì, è un caso anche un po' particolare, però nel caso di un'unghia un pochino lunga, fate molto bene ad infilarle. Capovolgete sempre il dito, così livellate per bene il gel. E sotto la lampada ovviamente sta il tempo di posa che sta normalmente un'unghia in base al gel che usate e tutto il resto. Quindi 3 minuti, 2 minuti, insomma, dipende dal gel che usate. Queste formine sono riutilizzabili all'infinito perché comunque una volta che il gel si è seccato sopra, al contrario della cartina che va presa e gettata, queste nail form le potete riusare proprio all'infinito. Si possono tranquillamente pulire con il cleaner se rimangono dei residui di gel sopra e tornano perfettamente riutilizzabili. Vi consiglio dopo l'uso di riporle nell'apposita scatolina. Così evitate che si impolverino, altrimenti purtroppo i residui di polvere poi vanno a finire anche sulle unghie durante l'uso. Diciamo che alla lunga avete anche un risparmio perché potendole sempre riutilizzare, non è come comprare le cartine per poi doverle gettare, ricomprarle, eccetera. E sono anche molto consigliate alle ragazze un po' inesperte che faticano ad inserire la cartina perché non sono pratiche. Queste sono più facilmente perché la cartina quando provi ad attaccarla e staccarla so quante volte purtroppo si sa che perde in aderenza, bisogna prenderla e buttarla, usare un'altra cartina. Con questa invece potete fare tutte le vostre prove fino a quando proprio non avete azzeccato l'entrata dell'unghia esatta. Come le cartine vanno staccate dopo essere stata sgrassata l'unghia, quindi premete nei laterali, mi raccomando, come fate poi con le cartine, e piano piano sfilate. Come vedete, dopo torna perfettamente riutilizzabile. Andate a sistemare la superficie dell'unghia. Ecco, come vedete, unghia perfettamente allungata. Vi faccio anche notare
come queste null form riescono a dare già perfettamente una buonissima curva C. Vedete? Hanno già proprio una buonissima curva C già fatta senza che dobbiate pinzarle o altro. Ovviamente quando le andate a chiudere e impostare, impostatele di modo che stiano un pochino strettine, di modo che vi vanno a creare perfettamente già la curva C, cosa che sappiamo che con le cartine normali purtroppo non capita. Ok, vi saluto, un bacio.